Mio caro Stanley Poole, sei una persona tremendamente fortunata. Perché rimarrà in vita? Come avete deciso voi, miei cari iscritti votanti? Perché qui, sul canale di Unpetrackable, vige una legge ferrea, cioè che io faccio ciò che voi mi dicete. Di conseguenza, lasceremo in vita Stanley Poole. Ma, come avreste potuto notare se avete seguito le votazioni, è stato uno scontro molto intenso, che sarebbe quasi finito al ballottaggio, se poi non avesse vinto la maggioranza del lascia in vita quel poveraccio. Cioè, poveraccio non è di sicuro la parola giusta. Nei commenti siete stati veramente favolosi. Avete dato un sacco di motivazioni diverse, sia per uccidere questo balordo, sia per lasciarlo in vita. Ovviamente quelle del lasciarlo in vita erano più interessanti, come speravo. Dato che questa, secondo me, in tutta la serie Bioshock, che poi per adesso qui è solo Bioshock 1 e 2, è la scelta più difficile da compiere. Perché in Bioshock 1 ne abbiamo già parlato, l'unica scelta era se uno psicopatico o se una persona normale. Qui abbiamo dovuto per adesso scegliere se uccidere Grace Holloway. E si può dire che ucciderla può essere una buona idea. Ma onestamente, c'è da essere cattivi per ucciderla. In fondo, lei è forse non proprio innocente, ma non è cattiva. Ucciderla a sangue freddo sarebbe comunque un'azione un po' da psicopatici. Non tanto, non come uccidere delle bambine, ma comunque un po' da psicopatici. Comunque, acquistiamo gli aggiornamenti che vi ho promesso. Io mi compro qualche slot per tonico genetico perché non si sa mai. E comunque, avete voluto Incenerimento 2? Ti piace la carne ben cotta? Carica il colpo per ottenere una bella esplosione. Così l'incenerimento farà un'esplosione più grossa. Avete apprezzato molto Trappola Vortice, quindi le compreremo entrambe. Potenzia le trappole con il potere dei plasmidi. Prova combinazioni diverse. E dato che ci avanza Adam, compreremo anche Trappola Vortice 3. Trappole su qualsiasi superficie. Elabora trappole di vario tipo. Le possibilità sono infinite. Ma quanto è bella la libertà che ti dà il gameplay di Bioshock 2, veramente una. Sempre una meraviglia. E vabbè, più api, non sto a farvi vedere anche quel video, c'è un limite a tutto. Dopodiché, mi compro un tonico io per il mio puro piacere personale. E comprerò anche un altro slot. Così, perché sì. E fatemi anche voi sapere se prima o poi dovrei comprare potenziamenti per salute o Eve. Il gioco prevede che io li abbia presi, ma i Bioshock sono un po' facili. Della difficoltà nei videogiochi se ne potrebbe anche parlare per infinite puntate. È il classico argomento interessante e complesso. Forse fin troppo. Un giorno o l'altro potrei fare un video direttamente su quello, dicendo cosa ne penso io. Oggi, tuttavia, mi piacerebbe fare un discorso che non richieda tantissimo la vostra partecipazione. È una cosa che ho pensato io e che si basa sulle mie conoscenze che vanno al di là dei videogiochi, ma che restano pur sempre nell'ambito ludico. Oggi mi piacerebbe parlarvi, infatti, di Magic the Gathering, ma non esattamente di Magic the Gathering, ma piuttosto di un elemento di teoria scritta che riguarda Magic the Gathering, scritto dal suo più importante game designer. Perché ricordiamo che game designer non implica necessariamente video game designer. Un game designer può essere semplicemente una persona che crea giochi. Ma prima di cominciare a parlare, apprestiamoci a viaggiare al di là di questo brutto postaccio, il Dionysus Park.
E apprestiamoci ad arrivare alla Fontaine Futuristics. Ed eccoci qua, signori. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo, capo. Fine della corsa. Se ho ragione, la madre di Eleanor si serve dell'Adam per inculcare a forza le menti e i ricordi di Rapture in quella poveretta. Secondo lei, tutto ciò la renderà santa. Ora Eleanor si trova da qualche parte sotto il quartier generale di Fontaine. E se vuoi restare in vita, dobbiamo entrare lì dentro e trovarla. Bene. Teoricamente, la nostra figlia, che poi è l'obiettivo di tutta la nostra missione. Beh, in effetti, dato che è passato un po' di tempo, potreste non ricordare esattamente, esattamente, esattamente quello che è successo. La base è: noi siamo Big Daddy e il nostro obiettivo è salvare la nostra bambina dalle grinfie di Sophia Lamb, che invece vuole usare la stessa bambina per attuare un piano rubato da Evangelion, come mi hanno fatto notare. Beh, quando arriviamo in un luogo nuovo ci sono sempre un sacco di dialoghi, quindi andiamo ad ascoltarli e dopo magari parleremo. Sarò anche affamata, ma non chiederò l'elemosina. Ah. E invece non sta succedendo niente. Comunque, nel discorso che mi piacerebbe fare oggi, vediamo se ho il tempo o magari piuttosto lo mando avanti in un altro episodio. Mi aspetterò che voi sappiate almeno vagamente cos'è Magic the Gathering. Detto in maniera super rapida per quelli che magari non lo conoscono molto bene, si tratta di un gioco di carte collezionabili che simula teoricamente uno scontro tra due potenti maghi in grado di viaggiare attraverso le dimensioni. Le carte rappresentano le nostre magie. Noi pescandole vuol dire che apriamo una pagina del nostro libro e poi possiamo giocare quelle magie se abbiamo abbastanza energia. Sono tutti discorsi extra che non servono davvero. Ma che vado a giocare ad Hearthstone, che è la versione semplificata per gente meno impegnata, e saremo felici. Ah, credevo che partisse un dialogo qui. Perché di solito quando ci avviciniamo a questi regali della nostra figlia, beh, di solito la nostra figlia ci dice qualcosa. Ma stavolta non è successo. E il messaggio che ha scritto è: ti prego padre, fa in fretta. Credo che Eleanor, la nostra bambinetta, sia in situazioni perniciose. Ah, più danni dalle ricerche. Ok. ottobre 1967. Salve. Mi chiamo Gilbert Alexander e quando sentirete questo messaggio sarò clinicamente pazzo. Registro questo diario in anticipo come estremo rimedio per aiutare chiunque io possa minacciare, aiutarlo ad avere a che fare con me. Il mio prossimo messaggio ti attende al di là di questo punto di controllo di sicurezza. La bioscansione verificherà se sei abbastanza sano di mente da averne bisogno. Un grande classico. Gil Alexander. Ricordo che fu coinvolto nello sviluppo dei Big Daddy sin dall'inizio. È probabile che abbia avuto a che fare anche con te e Eleanor. Oh, ha decisamente avuto a che fare con me, Eleanor. Forse voi non lo ricordate più, ma abbiamo trovato dei bei diari audio di questo Gil Alexander, in cui spiegava tutto il processo della nostra stessa creazione. Affascinante, non è vero? Comunque, prima che cominci un sacco di dialogo, stavo dicendo che mi piacerebbe parlarvi non del gioco in sé, ma di un due o tre articoli che ha scritto Mark Rosewater, il lead designer del Magic the Gathering. Lo è, credo, dal 97, quindi è praticamente 20 anni che fa questo lavoro. Con grande impegno, dedizione e, secondo me, anche competenza e qualità. Ebbene, una volta il Magic the Gathering era un gioco semplice, in cui non ci si faceva tante domande. Tuttavia si è evoluto parecchio nel corso degli anni. E a un certo punto questo Mark Rosewater, d'ora in poi Maro per comodità al suo soprannome, ha deciso che bisognava andare un po' oltre. E ha cercato di catalogare e categorizzare, non mi vengono in mente bene le parole,
i giocatori di Magic in delle categorie. Questo per fare in modo che ogni set nuovo uscito avesse carte che potessero piacere un po' a tutti. E creò così questi tre profili psicografici, così li ha chiamati lui. I nomi di questi profili sono Timmy, Johnny e Spike, per comodità. Detto in maniera molto molto semplice, Timmy è il giocatore più comune, se vogliamo. Quello che gioca perché si diverte e non si fa tante domande. Insomma, il motivo per cui Timmy gioca è perché gli piace giocare e basta. Poi abbiamo Spike, il giocatore da torneo. Uno Spike gioca perché vuole dimostrare qualcosa. Vuole dimostrare di essere migliore degli altri. E perciò è quello che cerca i mazzi online, non li crea, va direttamente a prendere le cose più performanti possibili e ignora le carte deboli. E infine abbiamo il giocatore Johnny. Mentre Timmy gioca perché si diverte e Spike gioca perché deve dimostrare di essere il migliore, accidenti. Sta rubando scorte dell'ufficio quella piccola canaglia. Adam dalle scorte della compagnia. L'ho visto iniettarselo nel braccio. Perquisiscilo! Figata. Johnny gioca perché gli piace usare il Magic come strumento espressivo. Sono il tuo datore di lavoro. Licenziato, cacciato, eliminato! Eliminato. Spero sia stato istruttivo per tutti. Oh, sei tornato per riempirti di nuovo le tasche con l'ingegno di Fontaine? Sia chiaro, io sono la compagnia personificata. Sia chiaro, io sono Alex il Grande. Una compagnia è un organismo, amico mio. E io posso espellerti nell'oceano come un microbo durante uno starnuto. Ok, dicevo, John invece è il giocatore a cui il gioco piace perché può usarlo come strumento espressivo. È quello che si va a cercare le carte più sconosciute, è quello che inventa combo con cose che nessuno conosce, è quello che magari conosce le regole e sa sfruttarle in maniera strana. E questo, dicevo, era la categorizzazione che ha creato Mark Rosewater ormai parecchio tempo fa. Ma tempo dopo ha inventato un'altra categorizzazione, questa volta sui profili estetici dei giocatori. Alex il Grande? Diamine, deve trattarsi di Gil Alexander, lo stesso che ha lasciato i messaggi che stiamo seguendo. Adesso sembra completamente fuori di testa. Ma dai, Sinclair, meno male che ci sei tu. Dicevo, spero che vi siano vagamente chiari questi primi profili psicografici. Perché quelli di cui mi piacerebbe parlare, quelli di cui vorrei parlarvi oggi sono altri due, per l'esattezza, creati molto più tardi. Attiviamo questo coso. Avvio della bioscansione. Identificazione del livello di accesso. Identificazione. Cavia per esperimenti clinici. Classificazione, protettore, designazione, delta, stato, deceduto, errore, aggiornamento toto dello stato, attendere prego. Giustamente eravamo morti un tempo noi. Cosa? La mia segretaria garantisce per te. Delta, sei uno dei nostri vecchi protettori, giusto? Sei un buon prodotto, Delta. Un buon prodotto. Costruito per durare. Non voltarti, ma penso che uno dei tuoi vecchi colleghi voglia darti il bentornato al lavoro. Beh, non voltarti proprio no. Gil Alexander è pazzo, non c'è molto da dire. Quello... Aia, è un nostro vecchio collega in grado di darci delle belle testate. È un daddy della serie Alpha, la nostra stessa serie. Quasi. Non proprio, in realtà. Designazione. Delta.
Presenza. Stato aggiornato. Stato attivo. Accesso consentito. Oh yes. Salve di nuovo. Io sono stato esposto a una dose massiccia della sostanza Adam. Quando sentirai questo messaggio, avrò già armato le difese di questa struttura. Perciò tu dovrai superarle e uccidermi. Ti prego di credermi. Se avessi potuto farlo da solo... Ah, a proposito, puoi usare il diario che si trova sotto lo schermo per aggirare i controlli dell'impronta vocale e accedere all'ufficio della sicurezza. La password è... Agnus Dei. Match classic. Prima però ascoltiamo quel diario che abbiamo trovato un sacco di tempo fa, potremmo dimenticarlo. Ora, questa struttura appartiene al... Che sciocco. Agnus Dei. Molto interessante questo personaggio. Sapeva che sarebbe impazzito e ha pensato bene prima di registrare molte cose utili per noi. Pronunciare la password per entrare. Agnus Dei. Accesso consentito. Benvenuto, Gil Alexander. Ti ho sentito. Il mio corpo è di proprietà della compagnia Delta, proprio come il tuo. Non costringermi a smontarti per ricavare pezzi di ricambio. Guardate un po' che bella stanza ricca di robe e potenziamenti. Pronunciare la password per entrare. Ti avevo avvertito. Quello che succede a io, quando la vita è solo dolore, minuti sembrano ore. Sembra strano, sai, ma ci vuol poco a diventare un mito. Forte, astuto, veloce e duro, ecco perché Fontaine è il futuro! Accesso negato. Parlare chiaramente. Disattivazione automatica per 60 secondi. Parte di se stesso. Avanti, dillo. Così il mal di testa che già ho sarà in buona compagnia. Ragazzo, vedi se riesci a trovare il modo di annullare il controllo di Gil sulla sicurezza dell'edificio. L'ufficio di sicurezza è ben al di sopra della tua portata. Se ti va di aiutare, ci sarebbero i bagni che hanno bisogno di una bella pulizia. Ecco un paio di impiegati che ti daranno una mano. Allora, Gil Alexander è un personaggio veramente assurdo. Non quanto Alex il Grande, che in fondo è sempre lui, se ci pensate. Ma prima dicevo... Ma in realtà, a sto punto tanto vado ad andare avanti e dopo ascoltare quel diario audio, quando magari ci sarà da difendere una bambina. Avanti, spara, non puoi colpirmi in altri livelli. Parli del diavolo e spuntano le bambine. No, gente, dobbiamo ascoltare il diario. Non c'è storia. Ora, questa struttura appartiene alla città. Alla Ryan Industries. Almeno finché le rivolte non cesseranno. Anche se mi dispiace siano state prese queste misure, devo ammettere che è gratificante sapere questo edificio condannato. Fontaine è andato. E anche la Lamb. O almeno ci manca poco. Finalmente sono solo. Solo con la mia città. Sì, Ryan, assolutamente molto solissimo. Ho progettato io quel dispositivo, Delta. Ci armeggi come un babbuino in calore. Cosa? Sparate, non serve a niente. Ho finito l'altro livello. Non penso, non è ancora mai successo. Va bene, va bene. Comunque, quei tre profili psicografici di cui vi ho parlato prima, Timmy, Johnny e Spike, descrivevano il cosa piace, o meno il perché a un determinato giocatore piace giocare. Più tardi però questo Omaro ha deciso di approfondire la cosa e ha creato questi altri due personaggi, Bortos e Melvin,
per spiegare invece cosa piace a un determinato giocatore. È solo una punturina, povero angelo impaurito. Quest'angelo è tutto... Detto in maniera molto semplice, Vortos è il giocatore che apprezza la trama, la storia, il flavor delle carte. Il motivo estetico, se vogliamo, per cui sono state create. Melvin invece apprezza le meccaniche, il gioco in sé, e importa di meno di, beh, tutte queste altre bagianate come la trama del Magic, perché sì, Magic the Gathering ha al suo interno una grossa trama complessa che va avanti da parecchio tempo e si è evoluta molto, intanto. Vi faccio degli esempi per farvi capire cosa intendo. Anzi, prima degli esempi e prima degli approfondimenti, difendiamo questa bella pampina. E soprattutto, proviamo questa nuova trappola Vortice 2. Come vedete, possiamo caricare i vortici con gli elementi e in generale con i plasmidi, non necessariamente gli elementi. Ora come ora abbiamo la possibilità di potenziarlo solo con questi tre plasmidi, ma sono sicuro che funzionerebbe anche col ghiaccio. Bene. Che parta la nostra difesa. La prigione, a quanto pare, fu una benedizione. Ryan ora è morto per mano del suo stesso figlio. Ma ciò che più è interessante è il programma di coazione con cui è stato cresciuto suo figlio, chiamato in codice WYK. Si trattava di una specie di frase comando a cui il ragazzo avrebbe immancabilmente obbedito come a un ordine. In un certo senso, questo triste uomo a metà riuscì a sfuggire all'ego. Molto intelligente, ma privo del cosiddetto libero arbitrio e di tutti i suoi comodi punti ciechi. Se fosse stato istruito di adoperarsi per il bene comune, e se fosse stato un volontario... Incredibilmente, questo diario audio è durato praticamente quanto la difesa. Che meraviglia. Comunque, dicevo, detto in maniera facile, Vortos è quello a cui interessa più la trama, la storia e i disegni, e Melvin è quello a cui interessa le meccaniche di gioco. Vi faccio un paio di esempi per farvi capire quali carte magari possono essere più apprezzate da un Vortos e quali da un Melvin. Però devo un attimo pensare ad un esempio. Ecco, prendiamo la chiamata del conclave. È una magia che mette in gioco una creatura. Se non conosceste il Magic, solitamente le creature sono direttamente creature. Un Melvin apprezzerà molto quella carta, perché c'è un motivo specifico e meccanico per cui, invece che mettere semplicemente in gioco una creatura, mette in gioco una carta. Il tiranno guarda il mondo dicendo: tutto questo è mio. E con la forza o con l'astuzia realizza quanto ha detto. Per il tiranno l'intero creato ha un valore relativo. Sole e luna ruotano per lui solo. Per il tiranno anche la giustizia è un capriccio. Solo lui è degno di giudicare, misurare ed eliminare. Sì, grazie Sofia Lamb. Comunque, dicevo, questa carta per un Melvin è interessante, perché, insomma, ci sono già creature 3-3 a costo, allo stesso costo. Per intenderci, esisteva già 10 anni prima di questa chiamata del conclave un lupo che a livello meccanico è pressoché identico. Tuttavia, un Melvin apprezzerà molto il fatto che in quel set esiste una meccanica particolare che permette di copiare solo le pedine e non qualunque creatura. Di conseguenza, quella carta che in altri set sarebbe uguale ad altre, in quello assume una sua identità meccanica precisa,
e anche originale. Invece fatemi un attimo pensare a che carta potrebbe apprezzare un Vortos. Il centimane. Diego. Questa torretta ha un nome. Dicevo, il centimane interessa un Vortos perché è la versione di Magic di una creatura leggendaria greca che esiste davvero. O meno che esisteva nella mitologia greca. Oppure gli piace Deicidio, perché è una carta che rappresenta un momento della storia in cui un personaggio molto importante uccide un vero e proprio dio. E così via. Ah, e dato importante, essere Melvin non esclude l'essere anche Vortos. Insomma, uno può apprezzare sia la meccanica del Magic che il suo, che la sua storia, che i suoi temi, che la sua estetica. Qui parla Eleanor Lamb. Sono diversi anni che non aggiorno il mio diario. Mia madre ha trovato il modo di riabilitarmi psicologicamente, ma non riesce a rimuovere questa cosa dal mio corpo. Mi guardo allo specchio e vedo un mostro. Mi ricordo molto poco. Sento solo una sensazione artificiale di pace e una fame compulsiva di Adam. Il dottor Alexander sta cercando di aiutarmi ad adattarmi. A lui si deve in parte il mio stato, ma lui vuole rimediare in qualche modo. Come vedete, Alexander è impazzito, ma non è comunque un pezzo di merda, meglio, non lo era in vita. Povero. Salve. Oh, il travestimento, questo sì che è utile. Stando immobili, diventiamo invisibili. Meglio di così. E togliamoci fonte di vita, che è per i deboli. Comunque, perché vi ho fatto tutta questa pappardella sul modo in cui vengono catalogati i giocatori di Magic? Perché io ritengo che questo tipo di catalogazione possa avere un valore anche nel mondo del videogioco. Per intenderci, si parla spesso di giochi che possono essere più o meno belli, o meglio, ancora più preciso, di recente si è fatto un sacco parlare dei voti nei videogiochi, dopo la sfilza di 10, o di voti anche più alti o più bassi che si sono beccati di recente Nier Automata, o Automata, non so ancora come si pronunci, il nuovo Zelda, Horizon Zero Dawn. E quindi è stata un po', se vogliamo, messa in dubbio, o comunque messa in discussione, la validità dei voti numerici. E vi dirò, di base, a me il voto numerico non piace molto. O meglio, può funzionare. Il problema è il modo in cui viene percepito dall'utenza poi di quel voto. Quindi in realtà il problema sono sempre le persone, come al solito. Ad ogni modo, io trovo che ottenere un linguaggio simile a quello del Magic, cioè avere parole specifiche che definiscono che tipo di giocatore sei, cosa ti piace vedere in un videogioco, cosa ti piace provare in un videogioco, potrebbero essere molto utili nelle recensioni. Perché vi faccio un esempio. Anzi, parliamo proprio di Bioshock. E rimaniamo su Melvin e Vortos. Sì, congratulazioni! Hai vinto una gara di intelligenza contro un elettrodomestico. Ma che bello. Allora, immaginiamo intanto di usare ancora le stesse parole che si usano per il Magic, quindi Melvin e Vortos. Un Vortos potrebbe essere la persona a cui interessa molto l'estetica. Non osare toccare quel trasmettitore, Delta! Vale 10 volte te! Diciamo estetica, trama, eccetera eccetera. Anche musica, perché no. E invece un Melvin potrebbe essere il giocatore a cui piace tanto invece il gioco in sé, le meccaniche di gioco, i motivi per cui tale meccanica in un gioco è disegnata in un certo modo. E l'esempio in questione, che secondo me è abbastanza lampante, ve lo dirò dopo aver distrutto il trasmettitore.
Sono molto deluso, Delta. La distruzione di una proprietà Fontaine è punibile con il congedo sommario. Vuoi che te lo dica in parole povere? Sei licenziato. Licenziato! Ah, sono solo d'arma, ma tanto siamo invisibili e non ci può succedere niente di male. Come dicevo, immaginate che appunto esistano queste persone chiamate Melvin e Vortos. Per come la vedo io, la serie di Bioshock è comunque compresa di gran bei giochi. Tutti quanti alla fine. A me piace molto di meno Infinite, però, onestamente. Questo perché? Perché io mi ritengo, nei videogiochi, più un Melvin. Ovvero, posso apprezzare certamente trama, meccanica... sì. Trama, ambientazione, storia, eccetera, eccetera. Ma io apprezzo più un gioco per le sue meccaniche che per la storia. Quindi diciamo che sono molto più Melvin che Vortos. E in quanto Melvin, della serie Shock, il mio preferito probabilmente è System Shock 1 o 2. Sono sempre in tremendo dubbio. Vi assicuro che è una faticaccia. Tuttavia, a un giocatore Vortos, diciamo, che invece apprezza molto di più la trama, la storia, l'ambientazione, diciamo le musiche, System Shock Infinite potrebbe anche essere il loro gioco della serie Shock preferito. Perché a livello puramente espositivo, di regia, recitazione di personaggi, è forse il gioco più bello della serie Shock. Bella apertura di porta, molto scenica. E lo stesso vale per Timmy, Johnny e Spike, secondo me. Continuando a fare esempi che spero possiate capire un po' tutti. Secondo me, il nuovo Street Fighter, il 5, per quanto sia stato abbastanza bistrattato, è un bel gioco, solo che è adatto praticamente solo agli Spike. Ovvero, secondo me in un videogioco lo Spike è quello che si preoccupa della competitività soprattutto. Insomma, se un gioco è adatto a essere competitivo, lo Spike lo apprezzerà. E onestamente Street Fighter 5, pur con tutti i suoi grossi e evidenti difetti, problemi, è un gioco che, come competitività, è perfettamente adatto ad essere un eSport. Perché è il più bilanciato in assoluto di tutti gli Street Fighter mai visti. Solo il 4 gli si avvicinava, ma ha cominciato a essere bilanciato dopo parecchi anni dalla sua uscita. Invece questo è già bilanciato e molti personaggi sono già buoni. Le meccaniche in generale sono molto adatte a, appunto, essere competitivi. Mentre invece prendiamo Marvel contro Capcom. Marvel vs Capcom è complicato da dire. In quel gioco hai una libertà di combo espressiva veramente incredibile. Si capisce quando un giocatore sta giocando un determinato personaggio, perché solo lui lo gioca in una determinata maniera. Salvo eccezioni. Ovviamente si parla sempre di discorsi generici. Ogni gioco può essere dato un po' a Timmy, sia a Johnny che a Spike. Però, per come la vedo io, Marvel vs. Capcom è una serie molto Johnny, perché ti permette di essere veramente libero nelle combo. Hai ampie possibilità di personalizzazione sempre delle combo, della scelta di personaggi, ce ne sono tantissimi. E Tekken è il classico gioco Timmy. Non ha bisogno di essere davvero imparato per divertirsi con gli amici. Soddisfa il tuo bisogno di divertirti e tanto basta. Dannazione. Inquietante. E quindi sì, secondo me potremmo anche tenere i voti nelle nostre riviste videoludiche. Tuttavia mi piacerebbe che fossero accompagnati da simili nomenclature. Adam, Delta, una piccola iniezione nel braccio e persino un inetto può diventare dipendente del mese, e tu dovresti saperlo bene. Guardati intorno, vedi nulla di familiare? I consumatori di Rapture sono in debito con te, ragazzo. Abbiamo perfezionato al massimo la nostra linea di plasmidi, e questo grazie a te. Vediamo se sei rimasto competitivo. Sali sul palco e dai spettacolo! Bentornato, Delta. Signore e signori,
La Fontaine Futuristics vi invita a mettere da parte lo scetticismo, ad accrescere le aspettative e a dissolvere i dubbi di fronte alla rivoluzionaria potenza della nostra serie di plasmidi per la difesa casalinga. C'è un volontario tra il pubblico? Avanti, non siate timidi! Forse lei, signore? No, lui non vuole saperne. Lei, signora, laggiù in fondo, forza! Facciamole un bel applauso, gente! Oh, ma è un udini? Non sei buono! Solo una volontaria! Avanti, signori! Si sentirà molto nervosa quassù da sola! Forza! Comunque, ovviamente vi lascerò in descrizione i link per leggere questi articoli di cui vi sto parlando. Dai, va che agile. E apprezzerei molto se li leggeste, perché veramente, secondo me, immaginatevi una recensione appunto di, che ne so, di Horizon Zero Dawn. Anzi, diciamo di Nier Automata. Anzi, meglio ancora, perché il fatto è che quelli sono giochi... Un'altra cosa di cui si parla di quegli articoli e della possibilità di creare carte che piacciano a tutti. Insomma, il loro obiettivo sarebbe, se possibile, creare carte che piacciono sempre a tutte le categorie. Ciò non è possibile, purtroppo. A quanto pare hai messo in ombra un amico dimostratore e ora lui è venuto qui per rubarti la scena. Cosa farà Delta? Salve. Ecco, questo è un bonus di ricerca carino, perché adesso possiamo portare più munizioni. Dovrei comprarmi del carburante per trivella. Sei sempre un grande, Delta. Il tour non è più stato lo stesso senza di te. Se non fosse stato per la follia generata dal legame con una singola sorellina, la serie Alpha sarebbe stata il nostro orgoglio. Dicevo, immaginate qualunque recensione di qualche gioco che vi piace, non è importante neanche davvero quale. Non trovate che tale recensione sarebbe stata più completa se al suo interno avesse anche contenuto un'indicazione del tipo: se siete giocatori Spike, questo lo apprezzerete di più; se siete giocatori Johnny, questo lo apprezzerete di meno. Ecco, prendiamo The Last of Us. Ecco l'esempio che stavo cercando e che trovo sia perfetto. The Last of Us è un gioco che... Un Timmy e un Vortos apprezzeranno tantissimo, secondo me. Invece uno Spike avrà pochissimo interesse in esso. Quindi immaginate una recensione di The Last of Us dove si dice anche che... Ok, il voto è 85, un voto a caso, sicuramente ha avuto voti più alti e più bassi. Il voto è quello. Tuttavia, se siete Vortos, alzate pure il voto nella vostra mente. Se siete invece Spike, abbassatelo, perché non vi interesserà mai questo gioco. Trovo che sarebbe un metodo molto interessante, barra intelligente, di evolvere le nostre recensioni. Tuttavia, non voglio che questi episodi durino troppo, soprattutto perché abbiamo appena ricominciato. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari leggetevi quegli articoli, perché io non sono bravo a spiegare talvolta, quando sono distratto. E fatemi sapere cosa ne pensate. Perché per oggi è tutto. Abbiamo appena completato già metà di questo luogo. Come sempre, io sono Peter Hackable e ci vediamo nel futuro, miei cari Big Daddy.